Il benessere è un diritto, la disuguaglianza un'ingiustizia. Salve a tutti, sono Benedetta Leone, sono il primo speaker della squadra Pro ed oggi insieme alla mia squadra sosterremo l'approvazione del reddito di cittadinanza in tutta Europa. Prima però di passare alle argomentazioni vorrei chiarire cos'è questa nuova forma di reddito. Per reddito di cittadinanza si intende un'erogazione monetaria versata incondizionatamente da uno Stato a tutti i suoi cittadini su base individuale. Tuttavia la realtà europea ci dimostra come una tale concezione di reddito è una pura elaborazione teorica ed è per questo che noi affianchiamo a questa definizione pura, che è inapplicabile e inestendibile alle diversificate economie europee, una trasposizione pratica e politica del reddito di cittadinanza. Partiamo però dal presentare qual è il problema più rilevante che ci spinge a credere in questa nuova forma di reddito. Il divario è sempre maggiore tra le varie classi sociali. Infatti, come dimostra uno studio dell'OCSE del 2017, il tasso di povertà in Europa è del 18%. Basti pensare che 5 anni fa era del 12%, quindi già un 6% in meno, il che è un dato abbastanza consistente. Infatti, si sta creando la forbice sociale, si sta allargando sempre di più, con la piena scomparsa di una classe media, ma è soprattutto la condizione del numero dei poveri che ci spinge a credere necessaria un nuovo provvedimento politico. Quello che noi proponiamo è un modello flessibile che si adatti a quelle che sono le esigenze di ogni Stato e l'elasticità del nostro modello è evidente sin dal primo passo. Riteniamo infatti che debba essere la Commissione europea a dare le direttive ad ogni Stato. Solo così si potrà avere una vera prospettiva di miglioramento per ogni singolo cittadino dell'Unione europea, dato che, come ho già detto, l'Europa presenta un sistema economico e politico differente in ogni Stato, che ne rende impossibile la conciliazione in un unico modello. Soprattutto uguale per tutti. Ora, tenendo conto delle numerose variabili che differenziano uno Stato dall'altro, vorremmo presentare un po' e concretizzare il nostro provvedimento politico. I fondi da ridistribuire in modo equo tra la popolazione derivano da una lieve tassazione, da tagli, per esempio dal sistema della difesa e soprattutto tutti quegli sprechi, così come afferma Daniele Pesco, deputato presso la Camera dei Deputati. Quindi, questo non solo eleverebbe i poveri da una condizione misera ad una dignitosa, ma soprattutto permetterebbe a chi è in una fascia di reddito stabile di ambire alla fascia successiva. Quindi, per tutti questi motivi, noi riteniamo indispensabile il reddito di cittadinanza in Europa e in 3 interventi successivi cercheremo di approfondire meglio queste argomentazioni. Io personalmente discuterò dell'aspetto sociale e di come il reddito di cittadinanza sia fondamentale per la lotta contro la povertà. Il secondo speaker, invece, tratterà dell'aspetto socio-economico, prima parlando della maggiore mobilità sociale, del mercato di lavoro più flessibile che si otterrebbe grazie al reddito di cittadinanza, e poi parlando delle prospettive per il futuro e di come il reddito di cittadinanza è in grado di slegare il reddito appunto dal lavoro e questo diventerà un passo fondamentale per il nostro futuro. Passo ora quindi ad introdurvi la mia prima argomentazione che ripeto essere: il reddito di cittadinanza è fondamentale per la lotta contro la povertà. Vorrei introdurre la mia prima argomentazione presentando una parte della raccomandazione 92.441 della Commissione europea, la quale dice: il Parlamento europeo, nella sua lotta concernente la povertà nella comunità europea, ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati di un fattore di inserimento. Bene, questo fattore di inserimento noi lo facciamo coincidere con il reddito di cittadinanza. La necessità di una riforma si risente soprattutto in alcune zone dell'Europa, in particolare in quelle meridionali, dove la condizione e lo stato dei poveri, ma anche dei sussidi affidati ai poveri, sono a dir poco atroci. Infatti in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna il 20% della popolazione più ricca riceve più vantaggi sociali e sgravi fiscali del 20% sulla popolazione più povera. Quindi, e soprattutto, i sussidi destinati ad alleviare la povertà non sempre sono efficaci e soprattutto perché la complessità burocratica su cui si basa contribuisce a creare questa differenza tra ricchi e poveri. Ad ulteriore sostegno della nostra tesi vogliamo portare uno studio della Dahlia Research, una impresa esperta in ricerche di mercato, la quale ha condotto un esperimento su 11.000 cittadini provenienti da tutta Europa. A questi cittadini sono state poste diverse domande sul reddito di cittadinanza. Ma io vorrei soffermarmi su una in particolare. Prego.
Hai detto prima che il reddito di cittadinanza deve andare a combattere la povertà, quindi sì, deve essere dato secondo fasce di reddito, rispettando le fasce di reddito più basse, sì, ma questo non andrebbe a creare la cosiddetta trappola della povertà, per cui la persona non è portata più a lavorare per rientrare in queste fasce di reddito? No, secondo noi no, perché quello che noi proponiamo è un piccolo stipendio che non va a competere con quello che è lo stipendio vero del lavoratore. Quindi è semplicemente una somma di denaro che permette al cittadino e al povero di vivere una condizione dignitosa. Per di più, il Consiglio europeo per lo sviluppo economico afferma che grazie al reddito di cittadinanza si potrebbe tutelare i diritti fondamentali, garantire coesione economica e territoriale, ridistribuire equamente le risorse e i redditi e andare a combattere quella che è l'esclusione sociale. Quindi, per tutti questi motivi concernenti la lotta contro la povertà e per altri motivi spiegati, che poi saranno spiegati dal secondo speaker, riteniamo fondamentale l'introduzione del reddito in quanto sostegno di base per tutti. Grazie. Diamo ora la parola al primo speaker della squadra contro. A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato. Paolo Borsellino. Salve pubblico, salve giudici, sono Cecilia Donatiello, la prima speaker della squadra contro. Oggi io e le mie amiche vi parleremo del perché il reddito di cittadinanza non dovrebbe essere accettato da ogni Stato, da ogni paese europeo. Innanzitutto voglio iniziare dicendo che non è propriamente esatto quanto ha detto la mia compagna precedentemente, perché un reddito di cittadinanza, anche seppur lieve, comunque per essere finanziato richiederebbe più di una, così come ha detto lei, una lieve tassazione, anche se si andrebbe ad agire poi su quelli che sono effettivamente gli sprechi. Inoltre il reddito di cittadinanza non andrebbe a colmare il divario tra le differenti classi sociali, in quanto verrebbe dato, anche i poveri, anche diciamo coloro che non guadagnano a sufficienza sarebbero, come ho detto precedentemente, portati poi a non guadagnare per rientrare in questi in questo sussidio, diciamo, e io andrò a parlarvi di come il reddito di cittadinanza appunto aumenti quella che è effettivamente la povertà di uno Stato e il reddito di cittadinanza così come propriamente definito. Sulla base di quale dato oppure teorizzazione avete supposto che il reddito di cittadinanza sarebbe un aggravante contro l'etica del lavoro? Perché il reddito di cittadinanza, quindi un sussidio che viene dato ad una persona anche se quella persona non lavora, cioè non ha l'obbligo di essere inserita all'interno ad esempio di una lista di attesa per un lavoro, che comunque non testimonia il fatto che sta cercando lavoro, non è portata naturalmente a lavorare, in quanto comunque alle spalle un sussidio che gli permette di vivere dignitosamente anche senza lavoro. Comunque io vi parlerò appunto di come reddito cittadinanza vada ad aumentare la povertà di uno Stato, reddito cittadinanza così come propriamente detto, perché per quanto possa essere diciamo una trasposizione pratica e politica, reddito di cittadinanza di fatto rimane qualcosa che deve essere dato in maniera indiscriminata a tutti quanti i cittadini di uno Stato, indipendentemente dall'età, dal sesso e quant'altro, e che non pone neppure limiti temporali. Inoltre vi parlerò di come reddito cittadinanza vada a disincentivare il lavoro e di come causi una decrescita del capitale umano. La seconda speaker invece vi parlerà di come costituisca una spinta al sottosalario e di come generi spinte inflazionistiche, e la terza speaker invece parlerà di come il reddito cittadinanza non tenga conto di un ciclo economico già diciamo in difficoltà, andando a gravare ulteriormente su quest'ultimo, e inoltre vi parlerà anche degli effetti del reddito sul welfare di un paese. Come ho detto precedentemente, il reddito di cittadinanza disincentiva quella che è la ricerca del lavoro,
perché naturalmente le persone che hanno alle spalle un reddito di cittadinanza non sono portate naturalmente a cercare un lavoro. Il reddito di cittadinanza, così come propriamente detto, come ho detto precedentemente, è un reddito che viene dato a tutti quanti in maniera indiscriminata, e voglio portare l'esempio della Finlandia, dove da poco è stato introdotto, seppure in maniera sperimentale, questo reddito di cittadinanza, che prevede l'elargizione di 560 euro mensili a 2.000 cittadini finlandesi. Se ad esempio un reddito di cittadinanza con la stessa cifra più o meno venisse adottato in Italia, però esteso a tutti quanti i cittadini, un nucleo familiare di 4 persone riceverebbe in totale la cifra circa di 2.200 euro. E secondo i dati Istat è stato dimostrato che una famiglia italiana per vivere spende mediamente al mese 2.500 euro, quindi una famiglia composta da 4 persone riuscirebbe tranquillamente a vivere anche solamente con il reddito di cittadinanza. Inoltre, questo andrebbe ad incrementare le disuguaglianze e il divario sociale, in quanto coloro che vivono nei piccoli paesi comunque avrebbero una spesa inferiore di vita rispetto a coloro che vivono nelle grandi città, e quindi con 2.240 euro riuscirebbero a vivere non dignitosamente, ma in maniera, diciamo, benestante. E inoltre poi il reddito di cittadinanza causa anche una decrescita del capitale umano. Infatti il capitale umano viene definito come l'insieme delle conoscenze e delle abilità che una persona acquisisce con la formazione e con il lavoro. Naturalmente, se una persona alle spalle un reddito di cittadinanza non è portata a cercare un lavoro e quindi non acquisisce quelle abilità e quelle conoscenze necessarie che fanno bene alla collettività, non solo sul piano economico ma anche sul piano sociale e sul piano civile, e naturalmente in questa maniera noi avremo uno Stato nel quale magari non ci sarà più la disoccupazione, certo, ma avremo una moltitudine di gente inattiva che non è portata a cercare lavoro, quindi improduttiva, e quindi finiremo per avere uno Stato arretrato e che, diciamo, non dà alcun tipo di contributo a quella che è la società e a quella che è la collettività. Magari poi può anche le persone, avendo alle spalle questo reddito, sarebbero poi portate a non cercare nuove attività, quindi magari mosse dalla noia sarebbero portate poi ad attività estreme che potrebbero anche sfociare in atti criminosi e così via. Grazie, ho concluso. Diamo ora la parola al secondo speaker della squadra pro. Buongiorno a tutti, sono Vito Gessi e sono il secondo speaker della Casa Pro. Bene, vorrei iniziare confutando quanto detto dalla casa avversaria. Beh, e vorrei ridefinire il fatto che non si tratta di uno stipendio vero e proprio, ma soltanto di una piccola somma di denaro che ci permetterà di galleggiare sulla soglia di povertà relativa. Vorrei confutare quanto detto dall'altra squadra in merito alla non esattezza del modello da noi proposto, perché per essere finanziato richiede di più di una lieve tassazione. Vede, proprio quello che abbiamo sostenuto, perché non richiede soltanto una lieve tassazione, ma anche i tagli per quanto riguarda, ad esempio, anche l'ambito difensivo di uno Stato. Il team dunque opposizione ha detto che deve essere dato in una maniera indiscriminata a tutti, ed è nuovamente esattamente quello che abbiamo proposto, ma noi lo facciamo in una maniera proporzionale al reddito di ognuno, riducendo in questa maniera realmente il divario sociale, che è proprio questo che urge risolvere dunque ciò che riguarda un divario sociale, una forbice che aumenta sempre di più. Chiarito questo, intendo procedere presentando alcuni aspetti positivi derivanti dall'applicazione della nostra linea in ambito socio-economico. Dunque, il reddito di cittadinanza è un rapporto ben due volte vincente, in quanto causa da una parte un aumento della flessibilità del mercato europeo e dall'altra una maggiore mobilità sociale in tutta Europa. Dunque, partiamo dal primo aspetto. Il reddito di cittadinanza è un investimento che, dati i suoi effetti stabilizzanti dal punto di vista macroeconomico, si ripaga sia nel breve termine che nel lungo periodo, considerato anche i positivi impatti sullo sviluppo umano e sulla produttività. Perciò deve essere una componente essenziale,
una costante in una strategia di crescita che punta verso l'inclusione e non soltanto andando al di là della temporanea gestione della crisi. Prego. In che modo il reddito di cittadinanza influisce sullo sviluppo della produttività? Il reddito di cittadinanza influisce sullo sviluppo della produttività perché si va a svincolare il cittadino proprio dal vincolo causato dalla precarietà e dal lavoro nero, che impedisce al lavoratore stesso di poter svolgere un lavoro congruo nel rispetto della propria formazione. Il reddito di cittadinanza dunque è finalizzato a favorire la flessibilità del mercato del lavoro, assicurando una serenità e certezza, annullando però dall'altro canto l'eliminazione dell'ansia dovuta alla precarietà. Anche in questo senso agisce dunque il reddito di cittadinanza, poiché andrà a garantire ad ognuno la possibilità di svolgere, di affermarsi nel proprio lavoro e di svincolarsi dall'ansia dovuta al lavoro precario. Grazie al sussidio fornito, infatti, un cittadino non sarà più forzato ad accettare qualsiasi lavoro per sostenersi, appunto, sia questo precario, nero o mal pagato, ma per assicurarsi una vita dignitosa potrà anche svolgere un lavoro congruo nel rispetto delle competenze professionali acquisite sul campo, ma soprattutto nel rispetto della propria ambizione. No, grazie. È in questo senso che il reddito di cittadinanza promuove anche un cammino che va verso l'emancipazione dal lavoro. Ad ulteriore sostegno della mia tesi vorrei portare un dato che scaturisce sempre dallo studio proposto dalla prima speaker, per cui il 52% di 11.000 cittadini europei ritiene che l'introduzione del reddito di cittadinanza riduca l'ansia di trovare soldi per autosostenersi. Passiamo ora al secondo aspetto, quello prettamente sociale, ovvero riguardo alla mobilità sociale. Il nostro modello è volto a realizzare gli obiettivi più volte ribaditi dai moniti della Commissione durante agli Stati membri di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dagli Stati europei, indirizzando le proprie scelte politiche verso l'adozione di un sistema che va ad accrescere le possibilità di sviluppo e di mobilità all'interno della moderna società organizzata. Capite benissimo dunque che ponendo i cittadini in una stessa condizione di partenza, o perlomeno migliorando quelle che sono le condizioni di partenza, si rimette in moto un ascensore sociale ormai bloccato in un acquitrino di possibilità negate dalle sempre più marcate distinzioni sociali. Passiamo dunque alla terza argomentazione presentata dalla nostra squadra, ovvero il reddito di cittadinanza rappresenta il futuro di un'economia in cui reddito e prestazione lavorativa saranno scollegati. Molti studi e previsioni, infatti, hanno dimostrato che ben presto l'economia e la società della nostra situazione europea andranno incontro a grandi cambiamenti su due fronti principali: uno legato alla maggiore implementazione di robot nel processo produttivo e un altro legato alle nuove dinamiche di fruizione dei servizi, proprio come proposto dalla sharing economy. Il reddito di cittadinanza dunque provvede a distaccare il reddito percepito dalla prestazione lavorativa in una prospettiva futura dunque in cui ciò sarebbe un bene per tutelare i cittadini che ormai non possono contare sul pagamento di un lavoro che sarà ormai on demand, su richiesta, proprio per, in linea con la sharing economy. Ed ecco quindi che, come volevasi dimostrare, tutti questi obiettivi vanno ricondotti ad una misura unica, in grado da una parte di garantire a tutti di vivere al di sopra della soglia minima di povertà e dall'altra di garantire un livello dunque di vita produttiva attraverso un cambiamento nel sistema delle ricompense. Grazie. Diamo la parola al secondo speaker della squadra contro. Bene, salve pubblico, io sono Flavia, seconda speaker della squadra contro. Dunque, come diceva la mia compagna, oggi parleremo riguardo il reddito di cittadinanza o basic income, che secondo la nostra idea non dovrebbe essere adottato da ogni Stato europeo. Vorrei iniziare innanzitutto parlando riguardo quello che il mio avversario ha esposto
Sottolineando il fatto che egli si è contraddetto da solo, infatti quando la mia compagna gli ha posto una domanda, egli ci ha risposto dicendo che in realtà questo reddito di cittadinanza non andrebbe a sostituire lo stipendio, ma di fatto sarebbe soltanto una piccola cifra. Dunque, questa piccola cifra, secondo la nostra idea, non potrebbe effettivamente andare a eliminare quella che è la povertà o comunque permettere una vita dignitosa alle persone, dato che appunto c'è la presenza della tecnologia e altro. Ed inoltre, quando la mia compagna ha detto che questo reddito di cittadinanza di fatto disincentiva al lavoro, lui ci ha risposto che effettivamente questo non va a sostituire lo stipendio, quindi è una cifra molto piccola, però di fatto ci ha parlato anche dell'emancipazione al lavoro, il che è una contraddizione. Ed inoltre ci ha parlato di tagli. Ad esempio, noi oggigiorno viviamo in una società in cui la sicurezza è molto importante, dato ad esempio i vari attentati, quindi noi non troviamo giusto mettere dei tagli comunque alla sicurezza o alla salute per mettere appunto questo reddito di cittadinanza, perché se di fatto noi facessimo un taglio alla salute, quindi le nostre medicine o comunque i nostri controlli dovessero essere pagati, effettivamente non avrebbe senso mettere un reddito di cittadinanza e quindi fare dei tagli a cose molto più importanti, come ad esempio la salute o la sicurezza. Dunque, innanzitutto facciamo chiarezza, infatti il reddito di cittadinanza è una misura universalistica che quindi spetta a tutti, a prescindere dal fatto che ci sia un individuo ricco o povero, o che comunque questo viva da solo o con altri, che voglia appunto lavorare o meno, ed è perfettamente uno strumento universalistico. In sostanza, ciò che caratterizza il reddito di cittadinanza è la sua natura incondizionata, e appunto la nostra squadra sostiene che questo reddito di fatto non sia una soluzione, come cercano di dimostrare i nostri avversari, ma non abbia degli apporti positivi, e in particolare io mi occuperò della spinta inflazionistica. Quindi il paradigma in cui noi siamo stati educati è quello che si basa sul principio che è per mangiare, quindi bisogna lavorare, quindi si considera il lavoro come un'attività retribuita, per cui bisogna occupare un posto o un ruolo, e qualora questo posto dovesse venir meno non si ha più un profitto, una dignità o comunque un valore, un diritto di vivere. Credete che questo principio possa mantenersi in un futuro in cui Il lavoro va sempre diminuendo per via dell'evoluzione dell'economia? E infatti il problema di cui andremo a dibattere non sarà più che altro rivolto al lavoro, ma al legame che deve essere sciolto tra lavoro e salario. Infatti vediamo che il lavoro va diminuendo, mentre il salario, che dovrebbe aumentare, di fatto non è così. Infatti tutto questo infatti aveva un senso quando le risorse erano scarse, o comunque erano scarsi anche i mezzi di sussistenza, e quindi quando la produzione dipendeva di fatto dal lavoro. Inoltre sottolineiamo il fatto che il lavoro è stato sacralizzato come un valore che dà senso alla vita, tanto da non essere più un dovere quanto un diritto. Infatti è diventato il primo articolo della nostra Costituzione, quindi è meglio definire il problema che non è il lavoro ma appunto il salario, per cui un salario che permetta di vivere vestiti, quindi sotto un tetto, in buona salute, e nutriti in modo sufficiente. E poiché il lavoro tende a diminuire mentre il salario dovrebbe aumentare, il problema è quello di sciogliere il legame fra lavoro e salario, rendendoli l'uno indipendente dall'altro. Infatti, dal lato dell'offerta, il reddito di cittadinanza ha come fine quello di eliminare i lavori con minor tutele, ma di fatto, se noi consideriamo per ipotesi che un salario medio si aggira intorno ai 1.300 euro, che sommati a questo reddito di cittadinanza andrebbero a costituire quasi 2.000 euro. Chiunque di noi ovviamente accetterebbe questi soldi, perché un sussidio, logicamente con i tempi che corrono, farebbe comodo a tutti. La domanda sorge spontanea, infatti noi ci chiediamo quanto di fatto guadagnerebbero i datori di lavoro. Poco o nulla, perché infatti uno degli svantaggi del reddito di cittadinanza è proprio questo, ossia di aumentare il sottosalario, in quanto dal momento che il dipendente riceve un reddito di cittadinanza, quindi un sussidio economico, può decidere appunto anche di lasciare il proprio lavoro qualora ritenesse che non fosse adeguato. E a questo punto il datore di lavoro tenderà al miglioramento delle condizioni lavorative per evitare appunto di perdere di lavoratori o comunque di dipendenti. Ma nel caso in cui
cui possa farlo, le esigenze di mercato sono molto più alte, infatti vi è l'incremento del salario che finirebbe per avere un costo molto più alto, però nel caso in cui l'imprenditore non potesse migliorare le condizioni salariali, cosa che accade in molti settori, di fatto il lavoro scomparirebbe, infatti ci sarebbe un calo dell'occupazione e in questo modo anche un calo della conseguente produzione. Quindi ci sarebbe meno fornitura di beni e meno servizi. Allo stesso tempo, considerato che i cittadini avrebbero più soldi nelle loro tasche, grazie appunto al reddito di cittadinanza, la domanda di questi beni e servizi aumenterebbe e quindi questo effetto combinato comporterebbe un significativo aumento dei prezzi sia di tali beni che di tali prodotti. Quindi con prezzi più elevati il potere d'acquisto dei cittadini che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza svanirebbe e quindi i poveri continuerebbero ad essere poveri. Ciò significa che il numero di persone che non avrebbero un lavoro retribuito aumenterebbe di molto e ai non lavoratori di oggi si aggiungeranno i non pensionati di domani in una bomba sociale di cui è difficile immaginare la portata devastante. E con questo ho concluso, ringrazio per l'attenzione. Diamo la parola al terzo speaker della squadra Pro. Buongiorno, buonasera. Mi chiamo Francesco Pontrandolfo e sono il terzo speaker della Squadra Pro. Baserò il mio discorso principalmente su tre principali argomenti di confutazione, quali 1. Costi e sostenibilità, 2. Incentivo e crescita del capitale umano, 3. Legame fra lavoro e salario. Tutti argomenti che sono stati trattati dalla controparte e che vorrei commentare, ragionando su di questi con voi e soprattutto ricollegandoci a filo diretto con ciò che abbiamo detto noi. Partiamo da questa affermazione. Il reddito di cittadinanza mina il lavoro. E questo è ciò che risulta dalla prima argomentazione della squadra contro. E vorrei soltanto fare una supposizione. Il reddito di cittadinanza mina il lavoro. Per quale motivo? Piuttosto, il reddito di cittadinanza favorisce il lavoro. Perché? Abbiamo parlato di reddito di cittadinanza perché ad oggi c'è un grande problema. È quello che i poveri non hanno più la possibilità di vivere in pace, anche dal punto di vista del lavoro. E abbiamo parlato di un reddito che non darà la possibilità, come è stato teorizzato dalla controparte, di sostenersi e non aver bisogno di lavorare. È soltanto una piccola parte di stipendio per portare, come si suol dire, il pane a casa. Vorrei quindi continuare parlando di un'altra teorizzazione fatta dai nostri avversari, un paragone fatto fra Finlandia e Italia. Bene, il modello da noi definito assegna all'Europa il compito di assegnare ai singoli stati a sua volta una assegnazione a sua volta della definizione del reddito da assegnare in base alle proprie economie. Quindi non vedo giusto e soprattutto non vedo corretto trasporre i dati di un'economia e soprattutto di una misura come quella applicata in Finlandia in un contesto come quello italiano, che ha un costo della vita ben diverso, una situazione di povertà ben diversa. Continuiamo quindi con l'incentivo del capitale umano, secondo punto della mia confutazione. Si è detto che uno Stato che elargisce un reddito di cittadinanza fa sì che il popolo e soprattutto i cittadini siano meno inclini a lavorare. Bene, partendo dal presupposto che non è stata presentata alcuna teorizzazione per sostenere questa tesi, vorrei capire come un piccolo stipendio possa portare una persona a non lavorare. Piuttosto, vorrei definire come un piccolo stipendio porta una persona a fare ciò che vuole, senza essere vincolata da una mera politica ostruzionista verso il popolo, come l'economia, che domina oggi le nostre vite, che domina oggi il nostro stesso pensiero e modo di vivere. Vorrei quindi procedere al legame fra lavoro e salario. La nostra parte ha proposto di scindere il lavoro e il salario con un reddito di cittadinanza. Perché? Perché il reddito di cittadinanza fa sì che il lavoro non debba più determinare la vita delle persone. È stato sostenuto dalla controparte che un tempo ci è stato insegnato che bisogna valutare quanto portiamo a casa e quanto guadagniamo. Bene, alla controparte voglio chiedere, in prospettiva futura, e soprattutto vorrei portare dei dati, se vi dicessi tre parole, robots replace human, cosa pensereste?
Robots Replace Human non è un film americano, non è uno scenario apocalittico, è un programma cinese di deumanizzazione di fabbriche. Questa fabbrica è la prima fabbrica cinese al mondo che ha ridotto il numero di operai da 650 a 20. Prego. Voi continuate a dire che il reddito di cittadinanza, nonostante sia un reddito che prevede diciamo un lieve sussidio, che non può essere considerato un reddito vero e proprio, che è una trasposizione politica, comunque aiuti le persone a superare il problema dei robot, della disoccupazione. Com'è possibile una cosa del genere? Questo è possibile per attutire la grande differenza, il grande squilibrio che porterà il futuro all'economia. Abbiamo parlato di, vorrei portarvi un altro dato, World Economic Forum del 2015. Viene proposto e soprattutto viene teorizzato che nel 2020 in Nord Europa, Asia e in Nord America, Asia e Europa, verranno persi 5 milioni di posti di lavoro. Come reagirà l'economia a tutto questo? E soprattutto, oggi, come reagisce l'economia e come reagisce il popolo stesso alla povertà? Vorrei portare un altro dato a sostegno di questa confutazione. Nel 2010 il tasso di rischio di povertà in Europa, dopo i trasferimenti sociali, intesi come tutte le misure adottate, per esempio reddito minimo garantito, reddito di inclusione, hanno portato a un tasso di povertà del 16,5%. Analizziamo il biennio 2013-2014, 16,7%. Analizziamo l'anno 2015, 17,3%. Differenze? Nessuna, anzi, peggioramento. Risulta evidente la necessità di una nuova misura equa come il reddito di cittadinanza, efficace come il reddito di cittadinanza, teorizzata e pensata per la popolazione come il reddito di cittadinanza, una misura che va contro il mercato, che va contro una politica del passato come quella di cui ha parlato la Casa Contro, che basa il reddito sul lavoro e che soprattutto basa sul capitale umano un aspetto che non è quello del capitale umano. Il capitale umano punta sempre a migliorarsi e abbiamo dimostrato con il nostro studio che il capitale umano con un'elargizione monetaria sarebbe disposto ancora una volta a migliorarsi. Vorrei concludere quindi ribadendo cosa ho confutato e cosa ho ricostruito. Nel primo punto, costi e sostenibilità, ho confutato il modello degli avversari secondo cui un reddito di cittadinanza costerebbe troppo. Nel secondo, del capitale umano, abbiamo confutato come un reddito di cittadinanza sarebbe un disincentivo per il lavoro. Nel terzo intervento abbiamo parlato di come un legame lavoro-salario sia cancellato il reddito di cittadinanza e ciò sia necessario. Quindi ringrazio la giuria e lascio la parola. Buonasera giudici, buonasera pubblico, sono Federica, terzo speaker della squadra Contro. Come già anticipato dalle altre speaker della mia squadra, la mia casa sostiene che non sia necessario adottare il reddito di cittadinanza a tutti i paesi europei. Innanzitutto vorrei confutare le argomentazioni portate dalla squadra avversaria. Loro hanno parlato di un reddito di cittadinanza per lo più per i cittadini più poveri, ma non hanno parlato di quella che è il vero significato del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, detto anche appunto reddito di base incondizionato, infatti, è una erogazione monetaria a intervallo di tempo regolare distribuita a tutti coloro dotati di una cittadinanza e di una residenza, in grado di consentire una vita minima dignitosa, cumulabile con altri redditi, indipendentemente dall'attività lavorativa effettuata. I nostri avversari tuttavia hanno parlato solamente della parte più povera della popolazione e hanno definito questo reddito di cittadinanza come un piccolo salario che deve essere dato dallo Stato a tutte le persone più povere. Per questo esistono già dei sussidi che possono essere dati alle persone più povere in modo tale che questi non gravino sulle spalle di chi lavora per lo Stato e dunque chi porta al progresso della società in cui viviamo. Inoltre hanno detto che il reddito di cittadinanza è svincolato dal lavoro stesso e quindi l'uomo
l'uomo non è più costretto ad accettare dei lavori che non gli piacciono e dunque che non vuole fare, ma in questo modo, secondo la mia casa, questo porterebbe ad un disincentivo al lavoro, proprio perché l'uomo, ricevendo comunque un minimo salario, così come l'hanno definito i nostri avversari, preferirebbe prendere dei soldi dallo Stato piuttosto che faticare, quindi lavorare per lo Stato stesso, rimanendo a casa e potendo comunque condurre una vita dignitosa. Inoltre, la squadra avversaria si è comunque contraddetta, in quanto hanno affermato che inizialmente il reddito di cittadinanza non era un piccolo reddito, ma successivamente hanno affermato che questo rappresenta un piccolo reddito, e anche per quanto riguarda l'economia, quello che io porto come argomentazione è che il reddito di cittadinanza non tiene conto del ciclo economico. Infatti, come abbiamo detto, è un'erogazione monetaria data indipendentemente a tutti i cittadini di uno Stato, indipendentemente se ci si trovi in un periodo di boom economico o di recessione. Infatti, che piuttosto che concentrarsi sul reddito di cittadinanza, la mia casa sostiene che lo Stato e dunque il governo dovrebbe concentrarsi su un lavoro di cittadinanza che porterebbe di conseguenza ad un reddito che potrebbe garantire dunque una vita dignitosa. Quindi, infatti, il reddito di cittadinanza non necessariamente porterebbe a un lavoro dignitoso, proprio perché, come hanno anche affermato i nostri avversari, confermando la nostra tesi, l'uomo, quindi la popolazione, potrebbe naturalmente non accettare dei lavori che non vuole fare. Inoltre, portando l'esempio della Finlandia, pur essendo due situazioni completamente diverse, il reddito di cittadinanza va contro quelli che sono i sistemi assistenziali. Infatti, per quanto riguarda la cittadinanza, i cittadini finlandesi che percepiranno questo reddito garantito dovranno rinunciare a parte dei sussidi, proprio perché il reddito di cittadinanza e a questi altri sussidi non possono essere conciliabili, quindi dovrebbero rinunciare a parte dei loro sussidi, compresi quello di disoccupazione. Siete al corrente che questo dato non fa parte del nostro modello? Del modello esposto dalla vostra casa. Certo, ma voi avete esposto un modello di reddito di cittadinanza volto solamente alle popolazioni più povere, ma noi stiamo parlando di reddito di cittadinanza volto a tutte le popolazioni. Quindi a tutta la popolazione, anche le popolazioni più ricche, e quindi il reddito di cittadinanza, che dovrebbe effettivamente andare ad aiutare la parte più povera della popolazione, andrebbe contro questa parte più povera della popolazione, proprio perché le persone più povere non potrebbero più godere di quelli che sono i sussidi di cui attualmente godono, come ad esempio il sussidio di disoccupazione o anche altri tipi di redditi, e magari il reddito di cittadinanza potrebbe in qualche modo garantire più danni che benefici alla popolazione, proprio perché alcune tipologie di sussidi già presenti in molti stati presentano un beneficio maggiore rispetto al reddito di cittadinanza stesso. Quindi, come abbiamo detto, lo Stato dovrebbe più che altro concentrarsi sul lavoro di cittadinanza, come ad esempio introdurre dei piani di lavoro garantito attraverso dei veri e propri programmi concreti, e in particolare potrebbero essere delle organizzazioni non argomentative ad occuparsi di questi piani di lavoro garantiti, e ad esempio nel caso in cui ci si trovi in un periodo di boom economico, le industrie private potrebbero garantire quindi un lavoro pagato non per meno di 10 euro all'ora. Quindi l'uomo si troverebbe a lavorare per minimo 10 euro all'ora in industrie private, e qualora questo salario venisse meno, potrebbe aderire a quelli che sono i piani di lavoro garantito, in modo tale da ricevere un sussidio e quindi poter vivere una vita dignitosa senza che questo reddito di cittadinanza vada a gravare sulle spalle di chi lavora per lo Stato e quindi di chi porta alla progressione della società in cui viviamo. Dunque, in conclusione, la mia squadra, quindi la mia casa, sostiene che non sia necessario elargire, quindi estendere questo reddito di cittadinanza a tutti gli Stati europei per i vari motivi esposti, proprio perché questo va ad aumentare la povertà dello Stato, va a gravare sulle spalle della popolazione che porta al progresso dello Stato stesso e della società in cui viviamo, quindi di coloro che lavorano, e proprio perché questo non va a combattere la povertà e perché per la popolazione più povera ci sono già presenti dei sussidi per aiutare. Con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Ora il tema della Ringa per la squadra contro. Ricordiamo che il tempo di esposizione è di 3 minuti.
30 secondi via. 3 secondi alla fine, se segnaliamo con un battito. Allora, dunque, vorrei iniziare partendo dal fatto che la squadra avversaria ha esordito dicendo che il reddito di cittadinanza del quale stiamo parlando non è un reddito di cittadinanza così come propriamente detto, ma bensì una trasposizione pratica e politica del vero e proprio reddito di cittadinanza che, voglio ricordare, va elargito in maniera indiscriminata a tutti quanti i cittadini di uno Stato e l'unica condizione necessaria è che appunto sia la persona in questione sia effettivamente cittadina di quello Stato. Innanzitutto hanno detto che questo reddito di cittadinanza andrebbe a colmare quello che è il divario tra le classi sociali, però così come ho detto precedentemente voglio ribadire che in realtà non andrebbe a colmare questo divario perché appunto si creerebbe quella trappola della povertà che gli stati cercano di evitare, per la quale il cittadino sarebbe portato a non accettare lavori per rientrare all'interno di fasce di reddito necessarie per ricevere questo sussidio. Poi hanno affermato che questo reddito cittadinanza dovrebbe essere finanziato con una lieve tassazione, anche con i tagli sulla difesa, hanno citato questi tagli sulla difesa, e la mia compagna, la seconda speaker, ha detto appunto che questi tagli sulla difesa in un momento critico come questo, in cui c'è ad esempio molto il pericolo del terrorismo, sembra quasi assurdo, diciamo, che un governo debba andare a rinunciare appunto alle risorse per la difesa. Inoltre, successivamente la squadra ha portato anche in favore di questo reddito di cittadinanza il fatto che andrebbe a permettere ai lavoratori che verrebbero sostituiti in un futuro più o meno prossimo dai robot di condurre una vita dignitosa, però io voglio sottolineare nuovamente il fatto che loro hanno detto che questo non è un reddito di cittadinanza vero e proprio, ma bensì è solamente un piccolo sussidio, un'esigua cifra che dovrebbe essere appunto finanziata con una lieve tassazione, non potrebbe mai andare a garantire una vita dignitosa a tutte quante, diciamo, a tutte le persone povere. E tra l'altro, diciamo, i robot andrebbero a sostituire sia i poveri che i ricchi. Inoltre, successivamente hanno anche parlato di come andrebbe ad eliminare i costi del welfare, però io ribadisco, così come ha detto la mia compagna precedentemente, che il welfare in realtà non è solamente costi, ma costituisce degli aiuti veri e propri e soprattutto degli aiuti specifici secondo quelle che sono le necessità individuali e secondo quello che è lo status di ciascun cittadino. Per questi motivi io chiedo ai giudici di votare per la mia squadra. Grazie, ho concluso. Infine, la parola alla squadra pro per la riga finale. In questa arringa vorrei riprendere quali sono stati i maggiori punti di scontro in questo dibattito. Il primo punto di scontro, forse il più importante, è stato sulla definizione. A partire da quella che è stata la nostra definizione, la squadra avversaria ci ha portato una definizione che loro sostengono essere diversa, ma che in realtà era uguale alla nostra. Loro infatti hanno sostenuto che il reddito di base incondizionato è una elargizione monetaria incondizionata, ma è quello che abbiamo detto noi nella nostra definizione nel Pro 1. Quello che però cambia da quello che è la definizione pura è il fatto che sia un sistema equo, è un sistema che vada non solo a elevare i poveri da una condizione misera ad una dignitosa, ma anche permette a tutte quelle persone che hanno già un'economia stabile di ambire a quella che è una fascia di reddito successiva. Quindi questo va anche contro quello che ha cercato di confutare la squadra avversaria, sostenendo come noi ci fossimo concentrati solo sulla povertà. Ma questo non è vero, in quanto tutto il discorso del secondo speaker è stato appunto su come il reddito di cittadinanza migliori la mobilità sociale e quindi renda il mercato del lavoro più flessibile. E qui non stiamo parlando di persone povere, ma di tutti noi, di persone che ricevono uno stipendio e che hanno un'economia stabile.
famiglie. Inoltre si è parlato di costi, a partire da quella che è stata la nostra definizione nel modello. La squadra avversaria ha sostenuto che sarebbe possibile e ingiusto tagliare la sanità, ma nessuno ha parlato di sanità. Noi abbiamo detto che il reddito di cittadinanza, per poter appunto distribuire questi soldi, ripeto, a tutta la popolazione, avremmo dovuto avere una lieve tassazione, oltre a tagliare da alcuni aspetti che non abbiamo precisato, proprio perché ogni Stato può decidere di tagliare dove è meglio per lui, e abbiamo parlato della difesa, ma non certo della sanità. Inoltre un altro taglio importante verrebbe dagli sprechi, cosa che invece non è emersa fuori in questo dibattito. Inoltre la squadra avversaria ha sostenuto come, a partire da quello che è stata la nostra mobilità sociale, ha replicato dicendo che invece il reddito di cittadinanza sia un disincentivo alla crescita del capitale umano e al lavoro. Ma noi abbiamo replicato rispondendo come invece, essendo uno stipendio minimo, il reddito di cittadinanza non andrebbe a garantire una vita dignitosa per chi ha già uno stipendio, ma semplicemente per le persone povere permetterebbe invece appunto a chi ha una condizione economica stabile di vivere meglio. Infine vorrei riprendendo quella che è appunto la nostra frase: il benessere è un diritto, la disuguaglianza un'ingiustizia. In questa frase troviamo benessere e disuguaglianza, le parole cardini del nostro modello e di quello che abbiamo voluto portare oggi.